wake up on Thursday. I'm sick of covering up. I'm tired of feeling so broken. I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday, 'cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly, but why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself. Don't change for anyone. I wanna laugh, I wanna cry. Don't want these tears inside my eyes, yeah. Don't wanna wake up and feel insecure. I wanna sing, I wanna dance. I wanna feel love inside my hands again. I just wanna feel beautiful. Sweatpants on Thursday, and I'll drink slow gin from a can. I'll build my own independence. I don't always need a man. You know sometimes I feel lonely, could do with the company. Oh, I get high when I'm down, but you know that's alright with me. So I will do nothing on Thursday. Siamo qui in questa bellissima giornata di sole a inaugurare questo oratorio che già 3 anni fa, diciamo, era stato realizzato al 90%. Abbiamo ultimato i lavori per rendere accessibile anche ai bambini e ragazzi disabili questa struttura. L'intento è quello di essere un servizio alla città, alla passeggiata, al parco della passeggiata, che speriamo sempre, sia sempre più adeguato e fruibile dalle famiglie, alle persone e dai bambini. E questo è accessibile a tutti, soprattutto in questo bellissimo periodo estivo. Ci auguriamo che il bel tempo ci accompagni. Senta, non a caso oggi si inaugura questa struttura con una manifestazione particolare per, sì, diciamo, gli appassionati sportivi di disabilità. Una disciplina sportiva, qualunque essa sia, che aiuta molto a uscire dal proprio isolamento, dalla propria solitudine. Ecco, questo valore, questa, diciamo, espressione dello sport è di grande valore, proprio perché dà dignità ad ogni persona umana. E proprio parlando col presidente, con Tommaso, con questi ragazzi, anche organizzatori, tutti quelli che partecipano, si può vedere come, al di là della propria salute, del proprio stato di salute, anche quando magari le condizioni non sono le più favorevoli, perché ho però un cuore generoso, un cuore, una persona intelligente, un ragazzo motivato, può realizzare cose bellissime, anche quando nasce con qualche cosa, diciamo, non la pienezza della salute, però riesce a dare qualcosa di più a partire dal proprio cuore. Oggi ci hanno regalato una bella giornata di festa, una bella giornata di amicizia. Questo per dire che ogni ragazzo può uscire dalla propria casa, dai propri PlayStation, e valorizzare la relazione, l'amicizia, il rapporto umano. I ragazzi hanno oggi bisogno di questo, dobbiamo aiutarli a realizzarlo. Wake up on Thursday, I'm sick of covering up. I'm tired of feeling so broken. I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday, 'cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly, but why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself. Don't change for anyone. I wanna laugh, I wanna cry. Don't want these tears inside my eyes, yeah. Don't wanna wake up and feel insecure. I wanna sing, I wanna dance. I wanna feel love inside my head.
just wanna feel beautiful. Catassi, presidente del comitato del CIP dell'Umbria, oggi è una giornata un po' particolare. Prima di tutto si inaugura una nuova struttura all'interno della Fascia Gialla e ad inaugurarla sono gli atleti con disabilità. Importantissimo questa diciamo, connubio. Io direi proprio di sì, perché questo è un segno di civiltà da parte di tutta la cittadinanza di Terni. Stiamo lavorando da 2 anni in maniera molto profonda, da quando mi sono insediato io, sulla zona di Terni, cosa che in passato purtroppo era stata un attimino lasciata a se stessa, quello che erano le attività. Abbiamo avuto delle manifestazioni importantissime nel Ternano, come appunto i campionati europei di scherma. Ci saranno sicuramente per il futuro grossissime novità. Il bacino ha bisogno di queste attività, è un segno di civiltà da parte di tutti e soprattutto far vedere che lo sport è uguale per tutti. Le difficoltà che ha un normodotato e un disabile sono le stesse di fronte a quello che sono i cronometri, quello che sono le prestazioni e quant'altro. Abbiamo degli atleti sul bacino appunto con disabilità che stanno ottenendo a livello internazionale dei piazzamenti di rilievo con grosse medaglie, tipo Andrea Menciotti, dove noi puntiamo molto che siano i nostri simboli, i simboli sul territorio, e dare appunto questo messaggio positivo sullo sport. Quanto sono lontani i tempi in cui il disabile era isolato, non usciva, era racchiuso in se stesso e nella propria famiglia? Purtroppo ancora ci sono queste cose, devo smentire un po' la cosa, nel senso quelli che siamo qui perché hanno una mentalità vincente, hanno una mentalità dove appena avuto un incidente o comunque problematiche nel percorso della vita si sono rimessi in gioco con un appunto autocontrollo per quello che poteva essere il futuro. Ci sono ancora questi casi, ce ne sono tanti, e infatti questo è il nostro obiettivo, far vedere che a quelle persone che c'è un mondo fuori, che si può comunque convivere socializzando con altre persone e soprattutto facendo bene al proprio fisico, alla propria mente. E quindi invitiamo sempre appunto le associazioni, le scuole e quant'altro di diffondere questo credo. Anche se ne portiamo una persona a fare sport, cosa che nel tempo è successo, abbiamo vinto. Questo è lo scopo del Comitato Italiano Paralimpico. You know that's alright with me, so I will do nothing.